Perché i nostri telespettatori dovrebbero venire a vedere 10 giorni senza mamma? Perché c'è lui. Non lo so. Come non lo sai? Perché è un film e i film si guardano. Ma a te ti è piaciuto? Sono giusto. A me sì. Interpreto Giuda, sono un ex avvocato che però ha scelto, a un certo punto si è sposata con Carlo, hanno fatto menstruo su famiglia, ha deciso di dedicarsi alla famiglia, finché ha voglia di, boh, chissà, forse di trovare qualcosa di vecchio, scoprire qualcosa di nuovo, insomma, non si capisce, comunque piglia e se ne va. Camilla è una ragazza di 13 anni, è una dei tre figli di Carlo e Giulia. E ritrovandosi da sola con suo padre, comunque si trova ad affrontare situazioni abbastanza complicate. Ma lo riassumo così. Io sono Tito, sono un pochino un diavolo, e cioè odio la piccolina e la volevo uccidere nel film. E cioè, non so cosa raccontare. Che con un mio amico ho spaccato i denti con a Carlo, cioè a Fabio. Povero papà che ha lavorato fondamentalmente tutta la vita e ha messo la sua famiglia in una condizione agiata, ma si è dimenticato di conoscere i suoi figli e sfrutta involontariamente l'occasione che gli viene data dalla moglie, che decide quasi di punto in bianco di andarsene a fare un viaggio. Sfrutta questa occasione provando a capire cosa significa fare il papà e cosa significa avere a che fare con i propri figli, forse per la prima volta. No, io invece sono il tassista. Sono quello che porta. Sono quello che porta all'aeroporto Giulia, esatto. che andrà a Cuba. Che no, è stato fondamentale. Che chissà se non porta all'aeroporto. Chissà dove la porta. E questa famiglia, con questo padre che rimane a casa da solo con tre figli, io sono la tata che viene a salvare un po' la situazione. Però poi vengo a scoprire un arcano molto molto spiacevole e quindi me ne vado. Com'è nata l'idea di parlare della mamma? Cioè, in Italia non si tocca la mamma. Infatti la mando via. Non ne parliamo proprio. Esatto, via. Ma invece in Italia, secondo me, si parla della mamma, soprattutto se c'è l'occasione di parlarne in una maniera leggermente più moderna, no? Per cui alla fine lei prende due decisioni che non mi sembrano così trascendentali, cioè uno di andare a farsi una vacanza perché è stanca e due di tornare a lavorare perché ormai i figli sono grandi. E questo in realtà è tutto è il perché poi questo film è anche interessante. A me sconvolge un po' perché è la semplicità, no? È proprio, e quindi forse questo film è interessante perché è semplice. È una famiglia tutta, Marta. Spettacolo che spettacolo tutti insieme e poi Fabio dite qualcuno di voi, vi aspettiamo. Beh, okay. E lo dice lui. Allora, ciao spettacolo tutti insieme, 3, 2, 1, via. Ciao spettacolo che spettacolo! Vi aspettiamo dal 7 febbraio al cinema con 10 giorni senza mamma. È venuta benissimo.